Gesù ci ha appena ripetuto. Così è la volontà del Padre che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Forse abbiamo sempre accostato questa pagina pensando a tanti fratelli che si sono smarriti, eppure accade anche a noi di smarrirci. Accade anche a noi di attendere che qualcuno si metta finalmente sulle nostre tracce. Talvolta accade di perderci in un bicchiere d'acqua quando alcune preoccupazioni o aspetti di noi non riconciliati sembrano avere la meglio. Talvolta un momento di prova o di insuccesso ha finito per convincerci che non valga più la pena continuare nel cammino di fedeltà al Signore. Talvolta siamo noi stessi a fuggire lontano dal Signore quando un'agenda da assolvere diventa più importante del rapporto che invece siamo chiamati ad intessere con Lui. Proprio oggi, però, il profeta Isaia ci annuncia che Dio ha attenzione e rispetto per i tempi e i ritmi di ognuno, ha attenzione e rispetto persino per le nostre ritrosie e per le nostre fughe. Nessuno è uguale ad un altro, ciascuno è unico davanti a Dio. È di noi che Dio si prende cura perché a sua volta possiamo diventare segno e tramite della cura che Egli ha verso tutti i piccoli, verso tutti coloro che faticano, verso tutti coloro che inciampano o fuggono risentiti.